Siamo qui con il maestro Michele Giordano. Michele, parlaci un po' di questa manifestazione. Sì, noi siamo pronti per partire per i campionati europei di Kung Fu Wushu che si terranno in Romania a Bucarest. E sarà un'esperienza davvero importante perché oltre a me parteciperanno altri quattro atleti della Tempio Shaolin Baronissi, mio fratello Domenico Giordano, Acconcia Giuseppe, Cozzolino Claudio e Barberisi Alfonso. Per noi è una manifestazione importantissima, siamo fieri ed onorati di rappresentare la palestra e tutta Baronissi a questo importantissimo evento che coinvolge comunque atleti da tutta Europa. Io da campione europeo e da medaglia di bronzo, l'ultimo europeo, spero comunque di riuscire a portare qualche medaglia importante, ecco, per noi e per Baronissi. Da quanto pratichi questo sport? Beh, io sono nato in palestra, si può dire, essendo mio padre il mio maestro, lo faccio fin da quando sono piccolo, ecco. All'inizio è partito come un gioco, poi pian piano la passione è sempre cresciuta e poi siamo arrivati, ecco, che ora non riesco a fare meno, ecco, di fare le gare. Tu e i tuoi compagni di viaggio, dunque, vi aspettate risultati molto positivi da questa manifestazione? Beh, ci siamo allenati sicuramente tantissimo in questo periodo e siamo classificati tra i primi posti del mondiale, io nono e lui quindicesimo. Gli altri tre ragazzini hanno partecipato comunque a mondiali già ed europei giovanili, quindi un po' di esperienza già l'hanno accumulata. Ecco, l'importante è che riusciamo a tenere a bada l'adrenalina e riuscire a non fare meno errori possibili. Ecco, sei il fratello dell'allenatore, del mister. che cosa si prova a partecipare ad una manifestazione così importante? Beh, è sempre un'esperienza bellissima partecipare, confrontarti con persone che praticano questo sport da molto tempo quanto te. Quindi io e mio fratello, come ha detto prima, siamo reduci dal campionato mondiale, avendo fatto un'ottima prestazione che ci siamo classificati tra i primi in Europa. Cerchiamo ovviamente di fare bella figura per l'europeo e cercare qualche posizione. Come lui anche tu hai già una bella esperienza in questo sport. Sì, io ho partecipato al mio primo mondiale all'età di 18 anni che è a Toronto e già lì presi molta esperienza con il mio quindicesimo posto. Ovviamente l'ultimo mondiale ho fatto anche io quindicesimo, però ho fatto qualche errore, altrimenti entravo nei primi 10. E quindi per l'europeo, la medaglia europea ci manca e quindi mi manca e proverò a conquistarla. Abbiamo visto che Michele è molto ottimista, quindi anche tu, diciamo, vai a Bucarest per migliorare. Beh, sicuramente, noi cerchiamo sempre di migliorare ogni traguardo, quindi ovviamente Michele per noi, non solo per me ma per tutti noi, è un punto non d'arrivo ma un punto di partenza, perché comunque si può dire che ha già vinto molte cose e ne vincerà ancora, e quindi noi cerchiamo di prendere tutto da lui. La compagnia, questa è la tua prima esperienza a livello europeo, già hai partecipato a un mondiale, tra cui classificandoti al quinto posto, quindi quali sono le tue sensazioni per questo europeo? Spero di fare ottimi risultati, sto continuando ad allenarmi, in questo che faccio ci vuole passione, e essendo uno sport in questo sport ci vuole molto carisma, nel senso ci vuole passione, ci vuole impegno e anche molta determinazione. Per questi mondiali, per questi europei, vorrei fare una bella figura. Con un risultato comunque tra i primi 10 posti. Come vedi questo europeo e quali sono le tue ambizioni? C'è come sempre paura, però stavolta cercheremo di trasformare la paura in grinta, che al mondiale è andata un poco peggio, la paura ha avuto il sopravvento. Cerchiamo sempre di fare il nostro meglio e di portare buoni risultati. Lo passiamo grande tra i tre della nazionale giovanile. Lui già ha partecipato a un campionato europeo, ha preso già due bronzi, quindi è il più esperto, ecco, tra loro tre. Che sensazione hai anche tu e come la vedi questa nuova avventura? Allora, come sempre c'è paura, però cercherò di dare il massimo per fare in modo di arrivare a questo europeo e classificarmi di nuovo fra i primi tre, cercando ovviamente di andare oltre il terzo posto, magari arrivare fra i primi due. E logicamente con loro maestro. Io penso questo, che qualsiasi disciplina sportiva vi dà il giusto equilibrio psico-fisico per affrontare i problemi della vita. Quindi lo sport è importante per affrontare gli altri problemi. Quindi continuare su questa strada, per noi logicamente, come diceva Loretto, come dicono gli amici qua, è un vanto, perché proiettare Baronissi in ambito europeo e mondiale per noi è un grande vanto. Quindi grazie a voi e sicuramente
un domani prossimo futuro, diciamo, l'istituzione vi sarà e vi dovrà essere ancora più vicino di quanto lo è stato fino adesso, perché comunque è stata vicina e vi sarà ancora più vicina, perché lo dico, Baronisse è un piccolo comune della provincia di Salerno, proiettarlo in ambito europeo e in ambito mondiale è una grande soddisfazione, questo significa tanto per noi. Quindi grazie a Bruno e alla sua squadra. Qui a tifare per questi atleti, insomma, in vista di questi europei a Bucarest. Sì, tifiamo per loro e ovviamente come città di Baronissi possiamo essere solamente onorati di avere questi rappresentanti che portano in alto il nome della città. Un ringraziamento va soprattutto a Bruno Giordano, ovviamente, che sta lavorando ormai da anni per questa sua disciplina e sta raggiungendo sempre risultati eccezionali. Quindi il nostro ringraziamento come istituzione va innanzitutto a lui e a tutta la sua squadra che sta portando il nome di Baronissi in Italia, in Europa e anche nel mondo. Davvero grazie, e noi ti promettiamo di ti saremo vicini, cercheremo di fare ancora di più per te e per tutti questi ragazzi che si impegnano quotidianamente nello sport. Che altro vogliamo dire a questi atleti che stanno per imbarcarsi in una spedizione che si spera sia molto positiva dal punto di vista dei risultati anche? Ne sono certo che sicuramente sarà positiva, infatti gli do un in bocca al lupo e li aspetto qui in palestra insieme ai tre maestri con delle medaglie. Saremo vicino a voi sicuramente con il cuore e con la mente. Al maestro, anzi ai tre maestri, dico che stanno facendo un ottimo lavoro qua in palestra, ma già da molti anni. Ci sta una vecchia amicizia con il maestro Bruno, che è sempre più forte. In bocca al lupo a tutti i ragazzi che frequentano la palestra di Bruno Giordano.